Parliamo oggi di quei profumi magici che ci ricordano un po' il mondo delle fate. Benvenuti sul mio canale, io sono Ornella e oggi parliamo di profumi magici, profumi legati al mondo delle fate. Il mondo delle fate che ci affascinava da bambine, che ci ha accompagnato in tutta la vita, che abbiamo sempre pensato, soprattutto noi femmine, di avere una fatina che ci teneva compagnia e che ci accompagnava nella nostra quotidianità e nella nostra crescita. Oggi abbiamo pensato insieme a Giulia del canale Paradisi Artificiali, grazie all'idea di una sua sostenitrice del canale, la carissima Paola, che ci ha dato questa bellissima idea di abbinare le fatine coleali che conosciamo tutti e che io sono una grande collezionista, ha dei profumi che ci ricordano quella determinata fatina, ma il mondo fatato in modo particolare. Intanto ringrazio Giulia, la carissima Paradisi Artificiali, e vi lascio il link del suo video che lei ha già pubblicato e che vi invito calorosamente di andare a vedere e di iscriversi al suo canale. Mando quindi un carissimo bacio a Giulia. Cos'è una fata e perché ci affascina così tanto? Innanzitutto la fata è una donna alata, proprio con le ali, che ci riporta al mondo degli insetti, la fata dei boschi, la fata della natura, i folletti e gli elfi. Viene quindi dalla tradizione irlandese, infatti ci sono moltissimi libri che raccontano di storie delle fate. E ci riporta appunto a queste leggende, queste fate che proteggevano i bambini appena nati e che le davano il fato, quindi il destino, e ognuna di loro era collegata a un bambino e portava appunto la felicità o l'infelicità, il fatto, detto punto. Le fate, queste creature alate che ci riportano e ci danno la voglia di libertà, la voglia di leggerezza. Diciamo che io ho cominciato a collezionare fate moltissimi anni fa, in un periodo bruttissimo della mia vita. Bruttissimo, magari un giorno ve lo racconterò se mi interessa. Io ho cominciato a collezionare tante fate perché avevo voglia di avere attorno a me tanta e tanta energia positiva. Un giorno vi farò vedere la mia collezione, di cui vado molto fiera, ed è stata proprio una decisione circondarmi di questi esseri che mi proteggessero. E così è stato. Loro hanno cominciato a proteggermi e a rendermi veramente la vita rosea e felice. Felice nell'accontentarmi delle piccole cose come sono loro. E partirei da una fatina dei boschi. Eccola qui, lei è una fatina semplicissima, seduta su di un tronco e ha queste ali possenti di un colore verde, in modo che se lei scompariva, se vedeva un essere umano scompariva, le si potevano vedere i suoi battiti di ali verdi che portavano speranza. E ha questa bellissima fatina vestita di verde, verde speranza, e ho tutta la collezione di queste fatine dei boschi. Ve le potrei far vedere insieme a quelle dei fiori, che sono una senz'altro più bella dell'altra. Se vi fa piacere, un giorno vi farò vedere tutta, tutta la collezione. Abbinata a questa fatina, io ci abbinerei e sento questo profumo proprio come quando apro il mobile e vedo tutte le fatine con le ali verdi. Allora, fatina dei boschi. Lui è Elan, eccolo qui. Ed è il bosco dei profumi. Allora, è una fragranza innanzitutto naturale, fatta con gli oli essenziali. Lei è praticamente una fragranza muschiata, soave, avvolgente, luminosa. Quando la si spruzza, innanzitutto ci regala benessere, il benessere della giornata. Stavo assaporando queste note di muschio talcate che vengono su al primo spruzzo. E come lei saltella nella natura, questa ci riporta proprio in un bosco.
in un bosco avvolgente, ha un bouquet seducentissimo, un profumo tenero perché subito è talcato, muschiato, però allo stesso tempo luminoso, come sono luminosi questi esseri che portano felicità se ci volano attorno. È un profumo energico che esprime proprio energia, energia quella vitale, quella proprio l'energia del mattino quando abbiamo voglia di benessere. Allora, adesso ve lo descrivo. In questo profumo sprigiona principalmente il muschio, ma un muschio evanescente. Un muschio particolare che viene legato da un letto di foglie di cassis. Queste note un po' umide, un po' verdi del sottobosco, quindi del muschio, ma un muschio umido, legnoso, un pochettino anche caldo, caldo perché si incontra appunto con le foglie di cassis. E tutte queste due note principalmente si diffondono nell'aria al primo spruzzo. Lui è adatto proprio nelle ore del mattino, le ore più preziose e dorate della giornata, io dico, il mattino l'oro in bocca. E lui ci dà proprio lo sprint per affrontare la giornata. Allora, nel suo cuore abbiamo un delicato gelsomino. Che è in sintonia con le note speziate del cardamomo e del pizzico di zenzero. Nel cuore abbiamo i chiodi di garofano, quindi lo speziato. Abbiamo anche, ecco, io avverto molto i chiodi di garofano in mezzo al muschio, però poi vengono assolutamente soppiantati dal fondo di questa fragranza che è molto delicata e sensuale. E abbiamo un fondo che si sviluppa con le bacche di vaniglia e i fiori di eliotropio, quindi ha questo settore talcato, questo muschio talcato, ma anche legnoso, un po' umido. E infine le note di base si mescolano con le note legnose del sandalo e del cedro. E il cedro veramente si avverte, infatti in finale, nella giornata, nelle ore successive, avvertite il cedro e il talco e anche l'ambra, il muschio. Quindi un profumo molto semplice come nome, ma molto complesso, come la semplicità raffinata e personale di queste fate che nella loro semplicità nei boschi può diventare la nostra fatina protettrice quando siamo in mezzo alla natura. E questo profumo diventa come lei una seconda pelle, mentre lei ci protegge e ci vola attorno e anche se non la vediamo, lei c'è. Quando camminiamo in mezzo alla natura, lui ci dà lo sprint e ci rimane addosso come una seconda pelle. Quindi, direi Bosco dei Profumi di Elan. Partiamo con la seconda fata, questa fata bellissima, spettacolare, che è una fatina della notte. Lei è insieme al suo cavallo alato, il Pegaso. Ed è misteriosissima, e proprio per questa fatina della notte ho scelto un profumo veramente particolare. Ho scelto il profumo di Givenchy, il Pi Greco. Lui è un profumo maschile, ma direi che dalle sue note, che ora vi descriverò, ha tutto men che maschile. Le fatine della notte viaggiano nei boschi sui loro cavalli Pegaso alati e ci proteggono. Loro vegliano su di noi di notte e sono misteriose, ma sono anche maschili, hanno la forza di un uomo ed ecco perché questo profumo, ma hanno la dolcezza di una donna che è diventata fata, che ha messo queste ali per volare e per librarsi su di noi. Parliamo di lui, il Givenchy Pi Greco, un profumo del 1998. Questa confezione che sa di prezioso, questa confezione triangolare, molto molto bella. È una fragranza magnetica, una fragranza legnosa,
Una fragranza d'uomo che vuole superare i suoi limiti, ma anche adatta a una donna grazie al suo fondo vanigliato, al suo fondo dolce. L'aroma magnetica intensa, in cui, l'accordo legnoso di questo profumo, si lega alla sensualità del benzoino, ma anche al fondo vanigliato e alla fava di tonka. Quindi è un tutt'uno. Andiamo a vedere le note di testa, che sono quelle del mandarino, e questo si avverte subito anche così, del dragoncello e del rosmarino. Il fondo, il cuore, è dato dall'anice, e qui proprio una nota che si avverte tanto. L'anice, il nero, il mughetto e il geranio sono nel cuore, mentre il fondo, come vi dicevo prima, è dato dalla vaniglia, dalla mandorla, dalla fava di tonka e dal benzoino. È un profumo enigmatico, non è un profumo assolutamente comune, come sono incomuni queste fate, diciamo, notturne. È un vanigliato, un ambrato dolce, un mandorlato aromatico, sa di frutta secca, sa di anice ed è un mostro sacro, secondo la mia opinione, dell'alta profumeria. Alberto Morillas e il suo naso, e lasciatemelo dire, lui ha eseguito un'opera d'arte. Lui è fresco, molto fresco, adatto a tutte le stagioni, ma è anche dolce e anche aromatico. Ha un sentore di mandorla, un sentore vanigliato, ha un sentore legnoso, ha un'unione singolare, decisamente unisex, maschile ma anche femminile allo stesso tempo. Io l'ho portato e lo porto quando voglia di energia, quando voglia che una notte sia dolce, quindi anche adatto alla sera, è molto persistente ma è adattissimo perché si evolve in queste note dolci ma particolari. È un vanigliato talcato morbido. Allora, diciamo cosa avverto io. Io avverto subito il sentore polveroso talcato di questa mandorla che è abbinata alla fava di tonka. Ne fa un connubio perfetto, ma è un connubio freddo, ammorbidito dal benzoino che le dà proprio la profondità a questo profumo. Poi sento moltissimo la nota fredda dell'anice, che però è leggera, leggera, ma anche sento il balsamico del rosmarino, leggermente. Il naso di questa fragranza, Morilas, non poteva che creare proprio un'opera d'arte. E solo un genio come lui poteva creare un profumo del genere. L'ho abbinato a questa fata della notte perché le fate della notte sono forti e dolci allo stesso tempo. Quindi lui è il pi greco di Zimensi. Le fatine dal mondo. E ha scelto questa volta una fata particolarissima. Lei è una fata leopardata che viene dall'Africa con questa pelle ambrata e non potevo che sceglierli per lei, per questa fata che protegge gli animali ed è rappresentata con un bellissimo cucciolo di ghepardo, il Meares di Erbolaio, un profumo che sa di dattero, un profumo veramente magnetico anche lui. Le fate per me sono degli esseri magnetici, quelle diciamo più sexy, le fatine più delicate, ve le farò vedere poi in un video dedicato alla collezione. Ma oggi volevo dedicargli dei profumi. Wow, Meares, Meares, un profumo che sa di deserto come questa fatina, un profumo che sa di sabbia, che sa di datteri, di una dolcezza infinita e anche lui è un profumo che potrebbe essere sia da uomo che da donna. Il profumo delle oasi, immaginate di chiudere gli occhi e di trovarvi nel deserto e queste fatine che vengono fuori dalla sabbia, queste fatine meravigliose di queste tribù africane, dove il sole brucia la pelle e dove i profumi di spezie e di dattero e di dolcezza di palma si mescolano proprio nel vento soffice del deserto. E solo guardando la scatola di questo profumo che anni compro e ricompro
e mi riporta a queste fatine del mondo. Ne ho di tutte le epoche storiche, ma queste africane, queste indiane, mi riportano a lui, a questo profumo che non ve lo voglio descrivere come note perché lo conosciamo un po' tutti, ma se avete voglia di fare un viaggio nel deserto in mezzo alle dune e riposare in un'oasi fatata su un'amaca e sentire il profumo dei datteri, lui ve lo consiglio, Meares di Erbolaio. Finiamo con l'amore, la fata dell'amore. Queste sono le fate dei sentimenti e lei è proprio la rappresentante. Lei è Love, la fata dell'amore. Questa fatina mi rappresenta tantissimo. Lei è la fata dell'amore perché veste di rosso, perché il cuore suo è rosso, anche il mio colore è rosso, e ha questa farfalla che si appoggia su di lei, che le porta la felicità, che le porta la libertà. Aver voglia di libertà e aver voglia di fatine. Lei è la principale che io adoro, quella che più mi rappresenta. Ho abbinato a lei un profumo magico, un profumo che pochi conoscono, ed è il profumo di Elemis. Elemis. Ed è il frangipane Emonoi di Elemis. Vi parlo di questo profumo perché è un profumo che mi continua a ricomprare negli anni e Frangipane Emonoi è un profumo esotico, un profumo sensuale come lei, un profumo che sa di leggerezza, è un profumo dalle note semplici. Ma si accorgeranno di voi e si ricorderanno di voi, vi assicuro. Allora, spruzziamo nel tappo. Mamma mia, è di una dolcezza meravigliosa. Immaginate un Monoi, ma non il Monoi, ad esempio, mi viene in mente il Monoi di Vrouché. No, è un Monoi diverso. Lui è un Monoi e il frangipane. Ci sono i fiori di frangipane, che sono i fiori del cocco, il frangipane, i fiori messi immersi nell'olio di cocco e questo è il profumo del frangipane. Poi c'è il profumo del Monoi, quindi proprio del fiore fresco, in più il frangipane che è quello immerso nell'olio di cocco, quindi dolciastro, e queste due note vengono stemperate dall'ibisco, dal fiore di ibisco che le dà un po' la frizzantezza a questo profumo. È un profumo che sulla pelle dolce si assesta e diventa una seconda pelle anche lui ed è un profumo che vi farà ricordare, è un profumo dolcissimo. Se non lo conoscete, vi invito ad andarlo a sentire. Lui lo trovate sul sito di Elemis, ma anche a QVC. Vendono un set di due fragranze da 30 mg insieme a due di queste. È un profumo da borsetta che diventerà un vostro inseparabile, come inseparabile sono le fatine dell'amore che io apro e osservo e divento felice. Le fatine dell'amore che proteggono i nostri sentimenti più profondi, quelli verso la persona amata, verso il mondo, verso le amicizie, verso tutto ciò che è amore. E ricordatevi, abbiamo bisogno, soprattutto in questo momento, di tanto, tanto amore. E spero che questo mio video con le fatine e il video di Giulia del canale Paradisi Artificiali vi porti un po' di serenità e tanta, tanta fortuna e salute, e queste fate portano bene. Compratevene una, tenetevela a casa. Le ali di queste fate vi porteranno veramente tante cose belle, io ne sono la conferma. E con questo saluto Giulia del canale Paradisi Artificiali, vi invito ad andare a vedere il suo video e innanzitutto voglio dire a Giulia che sono felice di aver incontrato su YouTube
una persona come lei che ama i profumi come me e diciamo che ne fa di quest'arte una poesia. E sono felice perché attraverso così la visione dei suoi video mi rende serena, mi dà quella voglia di conoscere sempre più profumi, quella voglia di scoprire note e come le descrive lei, senz'altro mi fa sentire il profumo. Quindi gli mando un bacio e saluto tutti voi anche e vi porterò tante cose belle. Iscrivetevi e tanti, tanti ali di felicità.